Guardate come attacca il Chiesetta 2, veramente è un attacco che non apprezzo, davvero bellissimo. Partiamo. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto di nuovo a fare una toccata e fuga, una combo molto fast, molto veloce. Sassaia del 5 che si prende da qua, dallo stesso punto in Chiesetta da dove si prende il Dark Side. Qua ricordatevi si va in Chiesetta 1. Questa è una combo velocissima. In attesa poi di fare dei video più strutturati per questa nuova stagione, ho delle cose interessanti in serbo per voi. Ho lasciato la macchina in posizione tattica tra l'inizio della Chiesetta 2 e la fine di là della Chiesetta 1. Allora adesso facciamo sassaia del 5, poi risaliamo un pezzo fin dove ho la macchina e prendiamo la Chiesetta 2. Adesso andiamo direttamente nel sentiero sassaia del 5. Allora partiamo sassaia del 5. Ok, allora qua hanno aperto una variante del Dark Side dritto, di qua entrata classica Dark Side, sassaia del 5 a destra. Sta iniziando a piacermi parecchio. Scaldarsi in discesa alla sassaia del 5 non è male. Qua dovevo arrivare un po' più veloce, devo ancora un po' prenderci la mano. Qua dobbiamo stare molto concentrati e poi diventa una goduria. Che storia! Wow, qua bisogna lasciare correre la bici. Più le pietre diventano cattive, più bisogna lasciarla andare. Ci vorrebbe sempre un secondo giro alla sassaia del 5. Siamo quasi al fondo. Ok, qua c'è ancora un po' di sassolini. Breve ma intensa. Risalendo sempre la solita strada che riporta sulla Maddalena. Ci ritroviamo dove punto tattico, dove lasciamo la macchina. E riprendiamo subito con Chiesetta 2. Ok, sempre massima attenzione. Ma che figata!
compressione, occhio. Oh yes. C'è sto toboga naturale qua che anche questo non ha prezzo. Occhio qua all'incrocio con i pedoni. E allora, di qua Cretaceo Chiesetta 3 e di qua ce ne torniamo a casa. Ok ragazzi, giro finito, quindi penso che ormai sia chiaro, no? Questa combo, il punto in cui lascio la macchina per, insomma, posizione tattica, per raccordare in maniera fast, fare dei giri veloci e fare diverse combinazioni possibili. Qua poi si può fare chiesetta 1, 2, insomma diventa molto tattico per chi vuole scendere al dark side, alla sassaia del 5, poi risalire in chiesetta 1 e poi finire la giornata con una discesa anziché finire la giornata con una salita, perché se la si lascia su nel piazzale, bellissimo, solo che poi la giornata freeride, a meno che uno non viene proprio da Torino, quindi scende dal Chiesetta 3 o dal Cretaceo e giù di lì e poi se ne va a casa verso Moncaglieri, verso Torino. Vi porterò altri contenuti interessanti in collina, in particolare volevo fare poi una comparativa tra le sassaie della collina di Torino, quindi una comparativa tra la sassaia del 5, il 29 e il 65. Rimanete sintonizzati che presto vi porterò questo contenuto. Ci vediamo alla prossima avventura nei sentieri. Ciao!